Ciao parfumanie, che ciao parfumanieci, come state? Spero bene. Siamo in questa bellissima, meravigliosa giornata di pioggia, un'altra volta, un altro giorno. E i miei capelli ne risentono più del solito, quindi fanno schifo più del solito. Ma chi se ne frega? Anzi, vogliamo proprio vedere altro, non vogliamo parlare di null'altro. Se non di profumi. Li vediamo tra pochissimo. Io sono Raffaella e questo è sempre Parfumaniac. I profumi che voglio vedere con voi oggi sono profumi che appunto si adattano a queste giornate, cioè vale a dire pioggia. Sono quei profumi che mi viene voglia di utilizzare proprio con queste ore così uggiose, un po' grigie, dove abbiamo bisogno di sentirci in qualche modo un po' coccolati, un po' viziati dai profumi. E i profumi che io ho scelto oggi sono una manciata di così soluzioni e possibilità davvero semplici e secondo me tutto sommato abbastanza abbordabili, che possono piacere a diversi tipi di, così, di persone. Vediamo subito il primo. Il primo è un locostissimo che piace a tante, tante, tanti, super virale. Ne hanno parlato veramente anche i muri. Sto parlando di Tesori di Oriente Byzantium. Questo è un profumo che costa una cacchiata, credo che sia veramente intorno ai 4 euro. Loro dicono rosa nera e labdano, ma quello che è un po' la sua piramide olfattiva ha mandorla, cannella, mimosa in apertura, scendere, miele, eliotropio, rosa nera, labdano, vaniglia, fava di cacao, muschio bianco, balsamo del Perù e legno di agara sul fondo. La sensazione è di questa nuvola meravigliosa, tiepida che ci coccola, fatta di appunto mandorla, eliotropio, vaniglia, questa parte un po' più così talcata, pudrea, una parte più vanigliata, più calda, un morbidissimo legno. E questo effetto appunto nuvola intorno. Passiamo ad un'altra fragranza che forse è veramente la prima volta che tratto qua sul tubo. Io l'ho nella sua versione Tribal e questo è La Nuit Trésor Masque Diamant, che è un appunto un flanker di La Nuit Trésor. È uno dei flanker che devo dire rientrano abbastanza in quelle che sono le mie inclinazioni e le mie preferenze. Lo spruzzerò perché l'ho spruzzato su una manica, ma come ben sapete il tessuto rende fino a un certo punto. Facciamo così. Le Masque Diamant è un profumo, innanzitutto ve lo dico, del 2019. I nasi che l'hanno studiato sono quelli di Amandine Claire-Marie, Christophe Reynaud e Honorine Blanc. Qui abbiamo una fragranza del gruppo Ambrato Floreale da donna, che si apre, in modo estremamente floreale. Si ha una presenza di una rosa bella, bella intensa. Poi però il profumo prende una connotazione un po' diversa, con la pelle si scalda e diventa appunto un po' più muschiato, un po' più fruttato, un po' più vanigliato. Vi dico subito, lasciamo passare un po'. In apertura abbiamo il muschio bianco, il lampone e la foglia della violetta. A scendere il muschio bianco, la rosa di damasco, la fresia e il gelsomino, sul
Sul fondo troviamo il muschio bianco, la vaniglia, la mandorla, la sandalo e il patchouli. Per caso qualcuno ha detto muschio bianco? Perché forse non l'avevamo capito. Ecco, adesso abbiamo una sensazione più mandorlata, più muschiata e fruttata, che ha così preso il posto da protagonista della parte floreale. Perché adesso la parte floreale è andata sul fondo, quindi non si sente più, o meglio, si sente ma non si sente come in precedenza. E adesso invece abbiamo questo muschio vanigliato delicatissimo, molto femminile. È un profumo estremamente femminile che mi sento di consigliare anche per tutta la primavera, e di solito in primavera piove discretamente. Questo è Le Mas Diamant di Trésor La Nuit Lancôme. Passiamo ad un'altra fragranza molto molto più coccolosa, molto più golosa, molto più così un, come dire, che porta più tepore con sé. Sto parlando di Toll Gourmand di Farmacia Santissima Annunziata. E già si sente da qui. Abbiamo un profumo del 2012, ambrato vanigliato da donna ma anche da uomo. In apertura il miele bianco, il caramello, a scendere notte talcate, il cioccolato messicano, la vaniglia, l'eutrofio, sul fondo la fava tonka e il sandalo. Immaginatevi un abbraccio tiepido, talcato, qui c'è molta polvere, molto effetto bambola, molto effetto pulito, insieme però a degli elementi più caldi e più così teneri, che sono appunto la vaniglia, l'eliotropio e il cioccolato. La parte più golosa c'è perché va a sorreggere tutta la struttura del profumo insieme alla fava tonka, quindi regala questa dolcezza, questa tenerezza in più. È davvero un profumo coccola. Questo è Toll Gourmand di Farmacia Santissima Annunziata. E l'ultima fragranza è invece, io ce l'ho nella sua versione, diciamo, sample. Qui abbiamo un profumo studiato dal sapiente naso di Olivier Pecheux per Essential Parfum. Qui abbiamo Divine Vanille. Dove lo mettiamo? Chi lo sa? Qui. Divine Vanille. È sicuramente una vaniglia non particolarmente impegnativa, molto piacevole, molto portabile, che deve però piacere a chi piacciono le vaniglie, per forza. E il suo creatore dice che questo profumo è una celebrazione dell'assoluta di vaniglia del Madagascar. Appunto Olivier Pecheux piace per la profondità, la sensualità, l'eleganza e questa sensazione di non poterne fare a meno. Ha voluto trasformarlo in un profumo dolce, speziato e carnale, con una punta di mistero. Ora, sul carnale non saprei dirvi, perché io non lo trovo particolarmente carnale. È un profumo sicuramente dove non ci vedo una particolare sensualità, tra l'altro, ma lo vedo un profumo veramente molto aperto, molto trasparente in quelle che sono le sue note, che adesso vi vado a raccontare, che sono in apertura la cannella, il pepe nero, la salvia sclarea. Ascendere l'incenso, lo smantolo, la poma rosa, vaniglia del Madagascar, fava tonka, benzoino del Siam, cedro del Texas, patchouli e muschio sul fondo. Abbiamo una vaniglia appunto
non estremamente dark, perché non è una vaniglia estremamente dark, è una vaniglia speziata, sì, dove si sente questa parte un po' più balsamica, una parte più aromatica e una sensazione lievemente muschiata. Non ha una dolcezza spinta, perché la dolcezza spinta l'abbiamo più in partenza, dopo si siede e la perde. È un profumo, secondo me, davvero trasversale, che si può adattare a più situazioni e lo trovo perfetto per queste giornate, per così tirarci un po' su. Questo è il carinissimo Divine Vanille di Essential Parfum. Queste sono le mie proposte antipioggia. È come se avessimo un ombrello fatto di profumi. E naturalmente anche voi, so che avrete sicuramente qualche profumo antipioggia, fatemi sapere qual è o quali sono. Intanto vi invito a mettere un bel like al video, iscrivervi al canale, azionare la campanella. Ci vediamo prestissimo con tanti altri profumi. Speriamo non da pioggia. Ciao!